Allora, adesso utilizziamo il vaffo che naturalmente non ha 24 ore, perché 24 ore di maturazione ce l'ha questa sera intorno alle 9, quindi intorno alle 21 stasera questo fa 24 ore, quindi la regola dovrebbe essere che io a 24 ore faccio lo staglio e poi si lavora a 48 ore, c'è un po' di... Se io preparo adesso l'impasto, faccio lo staglio, faccio le pagnotte, le mettiamo nella cassetta, frigorifero, domani mattina queste qui hanno un altro tipo di maglie crudine, la maglia crudine si è molto più ammorbidita, quindi lo posso lavorare addirittura anche al freddo, cioè tirare fuori le pagnotte del frigorifero e lavorare subito, senza attendere che la pasta prenda temperatura. L'ideale è una temperatura naturalmente quando fa lo staglio attuale sarebbe intorno ai 18-20 gradi al massimo come temperatura, quindi sono temperature non altissime, sono temperature abbastanza basse. Quindi che cosa abbiamo noi? Abbiamo sicuramente una maglia glutinica attualmente molto tirata, quindi fa questo lavoro qui. Infatti se voi vedete il pasto è tirato, non è morbido, non è morbido proprio per il fatto che non ha ancora il colatore. La regola che noi facciamo, cioè, per fare lo staglio della pizza in teglia o pizza in padella che sia, è quella di mantenere normalmente un verso di alimentazione, da parte basso verso l'alto, c'è un po' di luce. Perché se io adesso prendo questa pasta, la metto sopra la bilancia, così come sta, viene frazionata e poi bisogna comporla. Se io invece prendo la pasta e faccio questo movimento qua, io ho l'impasto praticamente, io normalmente sono destro, non so a sinistra, quindi a me non rimane difficoltà perché sta al contrario, però la bilancia a sinistra e questa a destra, per avere una manualità migliore. Comunque se fa questo, se prende l'impasto si porta al massimo a metà mano, così, e non si attacca. Più io gli do superficie di contatto e più l'impasto si avvicina sulle mani. Quindi adesso noi dobbiamo pesare la quantità di pasta chiaramente relativa alla teglia che io voglio utilizzare. Noi utilizziamo fare 40x60, quindi 40x60 ci vanno da un minimo di 1 kg di pasta a un massimo di 1,2 kg di pasta su una teglia per realizzare qualsiasi tipo di pizza. Se noi vogliamo fare invece una focaccia, all'incirca siamo il 20% di più, quindi 1,4-1,50 come peso. Quindi adesso che faccio io? Prendo la pasta, vado sulla bilancia, capovolto, quindi attualmente siamo con la spinta verso l'alto, poi dalla bilancia andiamo sotto sopra. Dopo dalla bilancia arrivo qua sopra, compongo la pagnotta, la rigiro e ritorniamo nella posizione iniziale. Si viene messo in cassetta, nella cassetta con il frigorifero poi vengono lavorate, capovolgendo nuovamente la pasta, quindi ritorna sotto, si spiaga e poi si rivolta in teglia al contrario. Quindi ritorniamo alla posizione iniziale. Tutto questo discorso qua è solo unicamente per avere un'estetica liscia, un'ottima sfera. E se io stravolgo tutto, la pizza viene uguale. Non succede niente. La pizza viene? È uguale. Ah, stessa cosa. Cioè, come se io prendo una stesura che la voglio mettere così, con disco, oppure al contrario. È un po' difficile capire. Quindi adesso io che faccio? Prendo la pasta di un lato, la porto sulla sinistra, libero la mano, vado sotto e vado sulla bilancia. E dovrei pesare 1,1 kg. E siamo anch'io, eh? Esatto. Quindi che faccio? Prendo la pasta, la metto qua, faccio questo, chiudo, ricompongo, alzo e finito. Se prende la pasta, si ricompone, si mette nord e sud, quindi si chiude, si porta nella cassetta. Nella cassetta non va assolutamente farina. Assolutamente. Deve essere benissimo. Perché se io porto un granello di farina,
sotto vi crea un grumo e un nudo. Là sopra non fa farina, quindi quando io prendo, io fare questo, lascio la farina sotto. Per dubbio si alza, si toglie la farina e si mette. Non si attacca? No. Nelle cassette ce ne vanno due a volta. Poi se io voglio fare invece la pinza romana, adesso noi facciamo qualche pallina. Le palline sono da 250 grammi. Quindi faccio questo. Io faccio questo metodo, che è il più semplice di tutti. L'importante è che sia chiuso. Sì. 250 grammi che poi vengono fatte in quella fotografia là che vedete di fronte, quindi è ovale. Ah. Queste qua io posso fare tranquillamente pure una pizza lunga, posso fare pure una pizza in palo, quindi stesso impasto possiamo fare la pizza lunga, la pizza in teglia, la pizza in pala e la pizza romana. Sono quattro cose nel pomo. Io ho fatto vedere prima un metodo, possiamo fare anche così, portare la pasta al centro, quindi ogni volta che io mi porto la pasta al centro, io creo un ovale. Se vedete io porto sempre la pasta che mi porto a stella. Se io vado verso il centro, ho un ovale. Chiudo l'estremità, alzo, lo appoggio e chiudo. Questo è il, come si creano le magnocche. È chiaro che io adesso le metto a riposare. Chi è che ha l'impasto che ha 24 ore le deve mettere a una fonte di calore. Erroneamente noi diciamo camera di liquidazione, camere che non ci sono solo di liquidazione. Camere di liquidazione sono quelle che noi utilizziamo nel senso della parola. Andiamo a fare i prodotti congelati che c'è un iter di percorso, perché qua noi dobbiamo solo fargli prendere temperatura una pasta di rilascio, così io la sto andando a schienare adesso sta pizza qua, sta pasta qui, nella teglia si ristringe. Sapete quanto incide un ristringimento sulla teglia? Le due dita. Il stringimento della pizza in teglia, le due dita che quanto incide, annui, tutto il 10.000 euro. All'anno? All'anno. Perché su 16 teglie, ogni 16 teglie io ne perdo una. Quindi di ristringimento ne perdo una di peso, che non vendo. Faccio 30 teglie e perdo due. Due teglie, ovviamente il prezzo è intorno ai 20 euro. Quanto fa? Diciamo 10.000, taglio adesso attorno 5.000, 5.000 è la pezza. Ristringimento della pizza a teglia è dovuto principalmente alla pasta fredda che viene sfrenata che non a temperatura. Poi esistono altre 9 cause che fanno il ristringimento della pizza a teglia, altre 9 cause. Tutti quanti non pensano che una delle cose principali che si ristringe in teglia è il pomodoro. Perché noi il pomodoro in quel momento là lo tiriamo fuori dal frigorifero a una certa temperatura bassissima e lo mettiamo sulla pasta che calma. Il suo ci ha pensato a questa cosa.
a me mi è capitato, posso garantire che loro incide sulla stringimento della pizza antica. Poco ma incide. Quindi il pomodoro se fa leggermente stemperare, stemperare vuol dire mai che si fanno raggiungere temperature elevate, è sufficiente farlo uscire dal frigorifero un'oretta prima, un po' prima, in modo tale che prende qualche grado di temperatura e poi si lavora. Quindi non è che deve essere portato là sopra che è caldo, no? Ma perlomeno che bisogna bollirlo, la promessa. Quindi diciamo che delle gauce per il friggimento della pizza sicuramente è la pasta fredda, che è quella che incide più di tutti. In questo momento qua, per esempio, io posso pure spiegare un'altra cosa, che se mi serve subito questa pasta qua, chiaramente la devo mettere a una fonte di calore. Normalmente noi abbiamo a disposizione questo. Qual è la meglio fonte di calore? Ecco. Se io me l'accendo un secondino questo, lo porto circa a 30 gradi, mi fa camera di trasmissione di calore. Quindi io entro 40 minuti al massimo mi spiano quella pasta là, che è perfetta. Quindi anche questo potrebbe essere una fonte di calore, cioè sto spiegando dei metodi dove si utilizza dei piccoli escamotage per avere, diciamo, la pasta calda. L'altro metodo potrebbe essere un bagnomaria, l'altro metodo potrebbe essere camere, e io mi creo tipo camere di ritirazione, no? Metto acqua calda sopra e sotto, mi fa tante capelli e quindi faccio un altro tipo di trasmissione dei calore su una cosa che è fredda. Tutti questi sistemi, entro 40 minuti la pasta è perfetta per essere spianata. Questo è un po' le concerto. Se noi questo lì ce ne vorranno un paio d'ore. Sì, forse di più. Per un ambiente sì, certo, sicuramente un paio d'ore. Cioè io sto dicendo soltanto le prime pagnotte, la prima pasta che io devo lavorare, che sicuramente saranno per numero di 4, 5, 6, poi il resto sta fuori, non c'è più motivo che faccio poi quel tipo di meccanismo che ho spiegato adesso, di lavoro là. Io continuo a distaglio. La bilancia va sempre messa farina, se no si attacca. Chi la c'è? Prima da metterla nella cassetta, si asciuga sempre. Oh, quindi se io metto tanta farina sopra così, va bene. Facciamo qualche focaccia grande, quindi 1,4 kg. Anche un'altra volta mi... 1,4 e 40, 1,4 e 30. Allora... Allora, questa qua è più grande, ci mettiamo un segnalino sopra. Che ci dice che è un po' più grande? Perché ci dice? Sono i 10 grammi che mancano. Ecco, ti siamo a posto. Allora, queste qua adesso poi le mettiamo nel frigo, Allora, nella cesta questo è un metodo per fare lo staglio, oppure possiamo fare pure così.
sul 4-6, eh? Non le fa domande, le domande. Non è che le faccio solo io, è che sia chiaro. Ma mi butta la mia avanti, capito? E che ieri sera mi ha intimidito la signora. Io sto anche per questo, per rispondere alle domande, non c'è mica problema. Non ci stanno segreti. Come fai a vedere quando è pronta per essere stessa? 4 ore. Diciamo che è una questione di esperienza, perché la pasta fa una certa cosa, no? Se voi iniziate attualmente la pasta, sì, la pasta si sente che mi viene davvero, no? Che cosa succede? Nel momento in cui la pasta comincia a prendere delle imbarazzate,
all'interno si ammorbidisce, tutta la struttura si ammorbidisce. Se io la vado a toccare, dentro si sente che è completamente vuota. Cioè adesso è compatta la struttura, piena. Quando io la vado a toccare, la pagnotta, qualsiasi tipo di pasta, nel momento in cui io sento che è ariosa e soffice, praticamente è come se non avessi pasta all'interno, quella è la pasta all'esterno. Cioè quello è il momento. In quel momento là io facendo tipo una schedatura, tipo la pasta qui, mi farà sempre una pizza bellissima. Se io voglio spiegare questa viene, ma non c'hai la stessa, lo stesso risultato di quello che ti hai detto. Di mettere 50 grammi per litro. Se la faccio in teglia, che l'idratazione è molto superiore, ci devo mettere molto più sale. Non diciamo che in teglia non ci serve per noi mettere queste quantità eccessive di sale. Siamo intorno a 20-25 grammi massimo. Per litro? Perché mettendo molta più acqua se io mi regolo con la stessa cosa. Non c'è un motivo perché noi utilizziamo già farine che sono altissime di qualità, quindi hanno una buonissima parte proteica molto forte, non c'è bisogno di aggiungere ancora sale, ma andate ancora a rafforzare questa cosa, non serve a niente. Tutto qua. Thank you.
tanto di prezzo di un chilo di larghezza, per 70 di lunghezza, poi sono intorno ai 700-800 grammi. Poi dipende sempre se io voglio usare questa pizza che è alto o basso, dipende anche dalla lunghezza, ma io posso fare una cosa lunga così, allora ho 800 grammi, oppure un chilo. Non aumenteranno mai le volumi, possono dilatarsi e basta, perché la pasta è idratata, quindi l'idratazione della pasta li fa unire, no?